Iniziamo all'interno dell'abitazione il nostro giro partendo comunque dal piano terra dove troviamo qui al piano terra questo corridoio di ingresso principale e qui praticamente la prima delle uscite sul balcone. Ci usciamo subito immediatamente. C'è questo balconcino, non è larghissimo però come si può notare, iper panoramico. Facciamo un breve giro a 180 gradi su tutta la vallata. Praticamente lì in fondo si possono notare in lontananza il Monte Terminillo e di qua le montagne comunque che guardano l'Abruzzo. Ma anche la facciata in pietra poi della struttura e anche così come è stata lavorata. Ritornando invece all'interno, nuovamente con uno sguardo sul portoncino d'ingresso, andiamo qui nel salone. La struttura è praticamente in ottime condizioni, completamente ristrutturata. Qui c'è un vecchio camino che è stato anch'esso rifatto completamente, un'altra uscita sul terrazzo e poi qui uno sguardo generale al salone con tutta la cucina di fronte. Qui ci avviciniamo. Cucina in muratura, molto bella. Qui questa ampia finestra, molto luminosa, che invece affaccia sulla strada provinciale. E da qui invece risaliamo nei piani superiori. Quindi riattraversiamo il corridoio che abbiamo precedentemente fatto per entrare. E saliamo al primo piano dove troviamo praticamente la zona notte. C'è questo disimpegno comodo. Qui ci sono anche gli elementi di riscaldamento. La prima cosa che possiamo notare è questo bagno che praticamente ci accoglie appena saliti nel piano di sopra con la vasca qui di fronte e una vista superba su tutta la vallata. Qui praticamente la vista è la stessa, se non per il fatto che siamo un piano sopra al balconcino da dove siamo andati prima. Troviamo invece una camera da letto qui sulla destra, che praticamente è la camera dei bambini, sempre con una bella finestra. Qui di lato il termosifone, infissi comunque sono in legno, in ottime condizioni. E caratteristica tipica comunque di questa casa è il fatto stesso che sono state mantenute anche le pavimentazioni originali. Basti notare comunque qui come il cotto antico si presenta ancora in maniera molto caratteristica. Riprendiamo invece questo corridoio per andare nell'altra camera da letto che troviamo invece qui sempre su quest'ala della struttura. Qui ci sono due belle finestre, sempre con la vista, in questo caso, sulla strada provinciale da cui si entra poi alla proprietà. E chiaramente la camera matrimoniale, anche questa, con stessa pavimentazione di cui prima. Qui invece possiamo notare un'altra stanza, anche questa è una cameretta o comunque un locale di ripostiglio se uno vuole. In questo caso utilizzato in questo senso, ma c'è chiaramente anche qui un riscaldamento con una finestra di fronte e può essere chiaramente utile per metterci anche dei lettini a castello. Saliamo invece nel piano di sopra, e qui troviamo sempre sulla stessa colonna dell'altro bagno, un altro piccolo bagno mansardato con la vasca, anche questo totalmente rifinito.
una camera o un locale studio. Qui è stata attrezzata comunque come studio, ma dipende chiaramente dalle esigenze e dall'utilizzo che se ne vuol fare. Un mansardato alto, per cui può essere sfruttato comodamente. Anche per le dimensioni comunque importanti di questa stanza. E qui invece c'è un altro locale, sempre di postiglio, un locale stenditoio chiaramente con una finestra qui sopra, un cerinaio qui sopra, oppure un'ulteriore cameretta. Sempre qui dal piano terra invece accediamo nella parte sottostante. Ricordiamo, e questo comunque elemento caratteristico di questa scala in pietra ce lo ricorda, che l'abitazione ha una struttura già presente nelle mappe catastali dei primi dell'Ottocento, quindi è comunque un'epoca di costruzione molto antica. Queste sono scale risalenti comunque a quel periodo e sostanzialmente fatte comunque a mano, quindi così come si utilizzava con scalpelli negli anni comunque nei primi dell'Ottocento. Scendiamo comunque quindi nella parte sottostante dove troviamo qui di fronte una cucina con un lavabo praticamente sotto la finestra. Chiaramente può essere utilizzata come dispensa, come cantina, oppure comunque come cucina di questo piano, considerando che c'è un bagno completo qui sotto, qui c'è il termoarredo e di qua invece c'è una bellissima stanza. C'è un camino antichissimo di dimensioni importanti e tutta questa stanza gigantesca con soffitti fatti a voltine. E l'accesso esterno attraverso questo portone stile mercantile. Si accede invece sul terrazzo, che è uno dei pezzi forti comunque dell'abitazione che oggi stiamo visionando. Un terrazzo di una quarantina di metri quadri, così ad occhio. E da qui invece guardiamo l'abitazione dal di sotto, notando chiaramente le caratteristiche della pietra lavorata, degli archetti a mattoncini che contornano le finestre, gli infissi comunque con le inferriate in ferro battuto, lavorazioni artigianali. E tutto questo spazietto invece esterno che adesso andiamo a raggiungere. Praticamente il giardino comunque della proprietà. Qui c'è una scala praticamente esterna, per cui si può accedere al giardino anche dall'esterno comunque della proprietà stessa senza dover entrare per forza dentro. Questo spazietto comunque è utilissimo, insomma è veramente molto comodo, soprattutto l'estate. Qui notiamo tutta la parete in pietra. Le la struttura. Qui nuovamente tutto il panorama sottostante.